Un fiume di denaro, milioni di euro che dalla Calabria venivano riciclati in attività commerciali, soprattutto nel Lazio e in particolare a Roma. Attraverso insospettabili professionisti e grazie ad alcuni prestanome, l'Andrangheta aveva creato un vero e proprio impero commerciale, attivo soprattutto nel settore della ristorazione, ma anche in quello ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e degli oli esausti. 43 le ordinanze di custodia cautelare emesse alla direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha avviato le indagini, 34 quelle della procura antimafia di Reggio Calabria. In manette boss e gregari, ma anche insospettabili, vicini alla cosca Alvaro Penna di Sinopoli, famiglia cerniera fra quelle di 'Ndrangheta della Piana e della città di Reggio Calabria. Fra questi anche il sindaco di Cosoleto, Antonino Gioffrè, finito ai domiciliari. Nel piccolo comune aspromontano la cosca aveva il proprio centro operativo. Agli arresti sono finiti anche alcuni professionisti, come un commercialista e un dipendente bancario, sospettati di aver messo a disposizione all'Ndrangheta il loro bagaglio di competenze. I soldi non venivano riciclati solo a Roma. Secondo le indagini della DIA, le attività di riciclaggio sarebbero state avviate anche attraverso l'acquisizione di aziende sane anche in Liguria, Lombardia, Emilia, Piemonte, Valle d'Aosta e persino all'estero, in Svizzera, Germania, Canada e Australia.